dire, molto bella, molto carina. Siamo a quasi fine luglio, cosa ci fa con la sciarpa? Ti è piaciuto lo scherzo di quando mi hai fatto suonare dalle macchine? Oggi voglio fare uno scherzo a Vanessa per vendicarmi, ma soltanto in una piccolissima parte dello scherzo che mi hanno fatto l'altro giorno in macchina. Quindi Vanessa sta dormendo e ho intenzione, con la complicità di Anastasia, di disegnarle dei baffetti simpaticissimi e vedere la sua reazione appena se ne accorgerà. L'hai trovata? Ascolta, devi essere delicatissima, perché si potrebbe svegliare, capito? Piano piano. Se si dovesse muovere, allontanati subito. Ma non c'è, c'è le mani di pasta frolla. Piano. No. Devi essere delicata. Comunque ascoltami, ce l'abbiamo fatta. Basta. Adesso dobbiamo solo aspettare che si sveglia, ok? Adesso, mi raccomando Anastasia, ascoltami. Quando si sveglia non devi ridere, d'accordo? Non devi ridere, capito? Mi raccomando. Ragazzi, siamo riusciti perfettamente a fare quello che volevamo. È stato semplicissimo, pensavo si svegliasse, ma Vanessa è crollata in un sonno profondissimo e quindi appena si sveglierà noi dovremo riuscire a non riderle in faccia e poi aspettiamo la sua reazione appena se ne accorgerà guardandosi allo specchio. Ani, ascolta. Salute. Grazie. Si sta svegliando. Che cosa stiamo girando, un video? Allora Ani, il video di oggi... girate, si sta svegliando. Ascoltami, dobbiamo pensare a cosa dirle, perché stiamo girando un video. Perché dai, pensaci. Lo so che stai giocando con i tuoi fan Roblox, ma pensaci, perché dobbiamo fingere che perché stasera dobbiamo uscire e incontriamo Giada ancora e andiamo a cena con lei. Volevamo girare un video con Giada. Dai, dimmi. Andiamo in piscina. Che lei diceva stamattina faceva caldo. Ma andiamo in piscina quando? No, che andiamo al cinema. Che se dico che andiamo in piscina e poi non andiamo, si arrabbia. Che andiamo al cinema e quindi andiamo a vedere. È vero, dobbiamo andare, è mercoledì. Sì, però. Ok. Quindi stasera andiamo al cinema, sì. E iniziamo questo video perché facciamo vedere che andremo a vedere per la prima volta un anime giapponese con Daniel. Sì! Vero? Sì. Ok. Vanessina si sta svegliando, così poi quando si sveglia io lo comunichiamo anche a lei. Intanto dorme. Ok ragazzi, Vanessa si stava per svegliare ma sembra che si sia riaddormentata, quindi aspettate un attimo, chiudo la porta.
Quando si sveglierà le diremo che stiamo girando questo video perché stasera andremo al cinema e per la prima volta andremo a vedere un anime giapponese insieme al loro fratello Daniel. 2000 years later. Allora ragazzi, è passato un po' di tempo ma Vanessa non si sveglia. Credevo si stesse svegliando ma alla fine è rimasta a dormire. Quindi adesso prenderò la scala, perché sto facendo dei lavori, la porterò di là in sala e farò un po' di rumore nella speranza che si svegli. Ok ragazzi, Vanessa si è girata, ma si dovrà svegliare prima o poi. Dai Anastasia, non la svegliare così Vanessa, sennò si sveglia male. Lasciala stare. Vanessa, stai dormendo un po' troppo. Guarda mamma, andava male. Vanessa, ma non si fanno queste cose. È tardi, Vale. Saranno le due. Presto. Avrei. Sono le 14. Guarda. Allora, Vale. Stiamo girando un video. Allora, stiamo girando un video perché stasera andiamo al cinema e andiamo a vedere finalmente, anzi finalmente, noi non eravamo molto contente, però andiamo a vedere quell'animazione, quell'anime. Vanessa, hai dormito tantissimo, ma stai bene, vieni girati, vediamo, non è che hai la febbre. Ti sei svegliata presto stamattina. Vale. Allora, stamattina... Vanessina, perché ti nascondi? Sei contenta che andiamo al cinema stasera? Eh? Sto dormendo. Si è addormentata di nuovo. Cucù! Ehi, hai fame? Vanessa? Hai fame? No? Non hai fame? Ma hai dormito? Sono le due, bisogna pranzare. Vabbè, comunque noi stiamo girando questo video perché stasera andiamo a vedere l'anime insieme a Daniel e quindi abbiamo deciso di fare un video, dai. Sapevi? Cosa hai fatto prima? Cosa hai fatto? Ti sei tagliata le unghie. Anche. Ah. E poi mi ho messo questa cosa. Che cos'è? Fa vedere. Ah, sul terzo... Lo smalto? Guarda, sempre... Allora, io volevo trovare quello trasparente ma non c'era. Ce l'ho io. Io ho lo smalto trasparente. Dove vai? Dove andiamo? Cosa vediamo? Ecco, dobbiamo vedere per forza l'anime. Tutti? E per forza. No, tu sì, perché non c'è nient'altro. Vabbè, poi... All'orario in cui c'è... E poi io te andiamo a vedere quello là alle 9. Sì, stiamo a 12 ore al cinema. No, guardiamo quello, poi un'altra poi sera. Poi torniamo a casa. Ma sai che volevamo far contento Dani? Poi andiamo a vedere. Poi andiamo a mangiare il China. Andiamo a mangiare da China. Dopo prima. Eh no, dopo, perché il cinema è alle 7. Quando finisce verso le 9:30, tardissimo. Magari no, magari poi mangiamo un panino, perché veramente credo che finirà. Quanto dura quel film, quel cartone? Questo non lo sappiamo. Dovrei telefonare e chiedere, infatti. Telefona. Hai fame? E lui guardava ogni giorno. Ma secondo me ieri Daniel l'ha guardato e non mi ha detto nulla, quindi non so. Dopo gli mando un messaggio e glielo dico che andiamo stasera. Hai fa... Ma prendere? Ma lui lo sa? Sì. Hai fame? No. Come mai? Aspetta, tra 3 ore dobbiamo andare al cinema. Esatto.
Come mai non hai fame? Non hai mangiato niente? Io mi sono fatta due spaghetti con i broccoli buonissimi, li vuoi? No! Va bene. Io mi guardo il set auto 2. Ancora? No, scherzo. Ma va. Che cosa c'è? Non c'è niente a quell'ora, è l'orario che è sbagliato, perché è alle 7. E tu stai fuori e giochi tutta la sera. Possiamo giocare a bowling mentre Vanessa e Anastasia guardano il film? Anastasia, dai. Possiamo giocare a bowling? Andiamo a giocare. Figo! Sì, ma guarda che dura 2 ore il film. Oh, bambina! Non so io guardare. Dai, non ho capito. Dani, poi si dice che era bellissima. No, poi sai che cosa c'è? No. C'è la maschera virtuale. No. Sì, è nuova. Costa tipo 80 euro. 80 no, euro? No, ma vero, cosa non stai è dicendo? Vero, non è vero. Okay. Che bella che sei, amore. Tipo, tu ti metti. Allora, è proprio un viso forse rilassato oggi. Forse è una moto, no? Non mi ricordo, una sedia, non lo so, una cosa. Se ti metti così la maschera virtuale e c'è una cosa bellissima. Quando ho finito anche il mio film posso almeno fare un gioco? Uno solo. Sì, grazie. Comunque Vane, devo dire che hai dormito tanto e sei veramente veramente rilassata oggi. Come mai hai dormito così tanto? Perché stamattina ti sei svegliata presto. Sì. Come mai ti sei riaddormentata? Perché ieri alle 2, cioè sono andata a dormire. Non vi alle 2. No. Ma no. Ma non è ma vero. Tu ti sei addormentata subito di suoni e dopo. E tu no? Hai fatto fatica? No, perché noi giocavamo. Ma vi sentivo, infatti poi sono venuta di là. Lo sentivo che vi facevate solletico, come era già mezzanotte. Io mi sono addormentata. Ecco. Perché non mi sono svegliata? Pure mi sono svegliata, per colpa mi sono addormentata. Ti sei svegliata e poi ti sei riaddormentata. Eri agitata ieri sera? Ma ne state sempre no? Ma cos'è che avevate sentito? Giocavamo. Cos'è che avevate sentito? Che aveva detto che avevate sentito dell'acqua? Dell'acqua, dei rumori, dei passi. Vanessa guardava ogni volta. No, ma fuori? Ho sentito tipo un secchio d'acqua a farlo cadere per terra. Anch'io, ma da casa nostra. Io stavo addormentando, stavo giocando un gioco e mi stavo addormentando. A un certo punto, cioè, stavamo andando a dormire. A un certo punto avevo sentito questo rumore. Non ho detto, l'hai sentito anche tu? E ho detto, magari è stato Gasper. Invece no, perché Gasper era sotto a letto con noi. Però non era stato lui. Ho guardato fuori e non c'era nessuno. Ma sì, ma chissà cos'era. Anche perché la finestra era chiusa, non era aperta. E magari era... Quindi... Brava amore, un po' di stretching appena sveglio credo che sia la soluzione migliore, perfetto. Allora qui... Come sta la tua tosse? Meglio? Oggi un po' meglio rispetto a ieri. Su, rimangio le parole. Quindi giochiamo a bowling e invece chiamo anche virtuale. Va bene, adesso io devo finire di fare le pulizie perché ho deciso di pulire la casa. Poi 2 ore, poi facciamo sala giochi. Sì. Ok, va prima bene. Vuoi mangiare qualcosina? Prima sala giochi, poi bowling e poi magari. Va bene. Però dobbiamo vedere quanto dura la maschera virtuale, perché magari uno lo e quello lo va. Va bene. Allora, te lo chiedo per l'ultima volta, poi vado a fare le pulizie. Vuoi mangiare qualcosa? No. Ma niente? No, neanche un po' di latte? Devi? Devi far pipì? Ok, vai. Che c'è? Niente, amore. Non si dice pisciare, si dice fare la pipì. Ciao. Adesso si guarda allo specchio, secondo me. Sto facendo aspetta, ascoltami. Sulle mani era tutta nera. Aveva le mani nere, ma non è che se ne accorta e sta facendo finta di niente. Anche per me, perché adesso si è guardata la cuccia. Vero? Sì. Si sta prendendo in giro. E poi ho visto che qua le si era un tolto. Perché si è toccata la faccia quando si è svegliata. Vabbè. Vuoi che non si guarda allo specchio in bagno? Non ci credo. Anche secondo me. Ah, qua magari non lo so, non ci ha fatto caso, però lo specchio è qui. Oh, si sta guardando. Perché si sta asciugando le mani, ma non credo che sta guardando. Faccio dire,
Mi scherzo rimasto. No, no, Vane, perché volevo comunque, non so, ti trovo così carina oggi che volevo continuare a riprenderti. Poi sei simpatica, vedi che quando ti riprendo così sei molto molto simpatica. Va bene, mangiamo qualcosa? Mangiamo qualcosa? Ti è venuta fame? Allora, giochiamo questo gioco. Tu sei carina. Io ti faccio vedere. Ti riprendo il cortile. Ti faccio vedere. Cosa fanno per le pulizie quando arrivano in casa? Ah, dai, fammelo vedere. Ma fammelo vedere per qualche ora anche. Ok, guardiamo cosa fanno le donne delle pulizie quando entrano in casa delle persone. Prego. Allora, sono già in ritardo le donne delle pulizie. Già questa donna delle pulizie non mi sta tanto bene. Avanti. 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 È sorda. Abbiamo trovato la donna delle pulizie. Sì, signorina, è molto bella, molto carina. Peccato che è un po' in ritardo. Deve spulire tutta casa. Chiedo scusa, signora delle pulizie. Brava, il quadro. Signora delle pulizie, chiedo scusa, ma siamo a quasi fine luglio. Cosa ci fa con la sciarpa? Lo buchi. Se me lo buca, signora delle pulizie. È meridionale, io pensavo fosse tipo spagnola, non lo so. No, però è vero, dal baffo si vede che è meridionale. Signora delle pulizie, lei ha il baffo, come i veri meridionali. Ha il baffetto. Lo sa che donna baffuta è sempre piaciuta? Ma che lingua parla? Ma che lingua è secondo te? Io sono calabrese. Allora non aspetta, così. Shut up. Shut up, e lo dice la sorrata, eh? Guardi che non deve mangiare, non le ho detto che deve far merenda. È appena arrivata, non si merita di mangiare. Io sto mangiando, sto cucinando. Lei è appena arrivata. Signora delle pulizie, per favore, io la licenzio subito, subito. Dove va? Ma con lo spolverino pulisce i vetri, ma lei chi gliel'ha data la licenza per pulire le case? Chi? Ma allora, lei è appena arrivata, vestita quasi invernale, semi invernale, e sta mangiando, ha la tosse, quindi è venuta in casa. No, si sta guardando lo specchio. Ha la tosse, potrebbe. Ma va via? No, è perenne. Donna baffuta, sempre piaciuta. Ma dai, ma sei così carina, amore. Sei così carina. Papì, dormivi così bene. Ma perché non hai fatto Anastasia? Ma perché dormivi così bene? Eri così serena. Perché sono svegliata un pochino, poi mi sono addormentata. Ma infatti tu ti stavi svegliando, poi ti sei girata da un lato ed è stato facilissimo farti questo trucco. Qual lato? Sinistra. Il lato sinistro, ti ho fatto il destro. Poi è arrivata Anastasia e ti ha fatto il sinistro perché non eri completamente a faccia in giù. Scherzetta, amore. E questo è solo l'inizio degli scherzi che vi farò. Ma sei matta! E questo è solo l'inizio dello scherzo che continuerò a farvi dopo quello della macchina. Cucciolini, Vanessa adesso è arrabbiata perché io le avevo detto che andavamo al cinema, invece era uno scherzo. Quindi guardate un po' com'è arrabbiata. Dai, amore, ma faceva parte dello scherzo. Dai, amore, non fare l'offesa. Ascoltami, io non mi sono organizzata per andare al cinema. Ma era uno scherzo. E dove? Felice? Lo so che sei felice, ma non riesco a organizzarmi perché stasera il cinema è molto. Dai, amore. Dai, cucciolina. Era solo uno scherzo. Ti è piaciuto lo scherzo di quando mi hai fatto suonare dalle macchine? È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male.
Festa Anastasia, corriamo giù. Mamma